Macro categoria imprese, categoria insurance. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione and leadership, riparazione auto. La motivazione. Per la riconosciuta leadership a livello nazionale nel settore delle riparazioni e dei servizi nel mondo delle automobili, per l'alta qualità e la pressoché totale soddisfazione dei clienti, per l'attenzione verso un'attività ecologicamente compatibile e la sempre maggiore specializzazione del personale. Il premio va a Gruppo Maestri della Grandine. Saluto in collegamento con noi Angelo Vicino, CEO, fondatore Maestri SRL. Angelo, buongiorno, bentrovato. Buongiorno a tutti voi. Naturalmente buongiorno. Complimenti da parte mia e da parte di tutte le fonti. Le chiedo subito un commento per questo riconoscimento. Ringrazio voi, ringrazio la mia azienda. Quest'anno è stato un anno difficile, ma siamo riusciti a ottenere tutti gli obiettivi. Quindi siamo molto soddisfatti della crescita e del vostro riconoscimento. Abbiamo letto tante cose, tanti spunti interessanti da cui vorrei partire proprio per parlare un po', per fare un po' un bilancio di quello che è accaduto quest'anno e anche per proiettarci verso il futuro, che in questo momento di ripartenza è la cosa, credo, fondamentale. Intanto la riconosciuta leadership a livello nazionale nel settore delle riparazioni dei servizi del mondo delle automobili, per la soddisfazione praticamente totale del cliente. Insomma, questo anche ha portato, credo, e mi soffermerei qui come punto di partenza, ai traguardi che avete raggiunto nonostante quello che è accaduto, no? Perché siete stati vicini proprio ai clienti. Sì, quest'anno per via del Covid è stato ancora più difficile riuscire a collaborare con tutti i nostri clienti che ci hanno scelto. Diciamo che ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a riparare 24.000 vetture su tutto il territorio, abbiamo oltre 1.000 carrozzerie che ci sostengono, quindi ringrazio anche loro per la disponibilità e l'accoglienza che c'è stata verso gli assicurati. Quindi tutto sommato è andata bene, dai. Esatto. E altri due punti anche qui che vanno a sottolineare come siete rimasti, no? Un'eccellenza, anzi siete stati confermati eccellenza del nostro territorio, l'attività ecologicamente compatibile, insomma, l'ambiente in primis e poi la specializzazione del personale. Quindi avete puntato sempre molto sulla formazione, quindi sulla specializzazione. Sì, il nostro settore appunto si occupa di riparazioni a freddo, quindi siamo stati vicino anche al territorio italiano, all'ecologia, non abbiamo inquinato e riusciamo sempre a evidenziare meno macchine possibili e quindi questa è la nostra forza, cercheremo sempre di portare avanti questo discorso sull'ecologia soprattutto, sì, perché sì. È un tema di tutti i giorni, quindi... Certo. Dai, va bene così. E poi ci si chiede proprio alle imprese del territorio di essere al passo con questo, quindi assolutamente la promozione è avvenuta, insomma, promozione e premiazione è avvenuta anche per questo sì. Aspetto. Senta, a questo punto Angelo, come guardate al futuro? Su cosa proseguirete? Quali sono insomma i vostri prossimi traguardi che volete raggiungere? Allora, un traguardo che abbiamo già raggiunto, sono molto soddisfatto. Abbiamo chiuso una partnership proprio con Pininfarina, con tutto il gruppo a livello mondiale. Siamo uno sponsor a fianco appunto a Pininfarina per 5 anni perché abbiamo acquistato l'ex stabilimento su Torino che è il più grosso d'Europa. Sono oltre 15.000 metri quadri, 6 cabine con 7.000 metri quadri di carrozzeria al primo piano e al secondo piano c'è tutta l'area maestri. Quindi abbiamo un potenziale su Torino città che non è da tutti. È un progetto molto importante che già segue il suo percorso, quindi fra qua 3 anni sappiamo già dove vogliamo andare e soprattutto questo centro è un centro molto importante, molto, mi orgoglio molto. Certo, quello che diciamo sempre è questo, che poi la lungimiranza è quello che differenzia, no? Le imprese, perché chiaramente si deve intervenire quando c'è l'emergenza, ma avere una prospettiva di lungo termine aiuta a consolidare poi i successi, quindi insomma è quello che mi sta confermando anche lei. Quindi insomma io ringrazio lei e tutto il suo team per l'assistenza che date, mi pare di capire che ci siano proprio all'ordine del giorno sempre nuove sfide. Certo.
assolutamente okay. Sì. E a questo punto io le faccio questa domanda, visto che ormai siete tra le eccellenze, insomma, che sono state ovviamente messe sul tavolo dalle fonti, con le Fonti Awards sarete monitorati, lo sai, consapevole di questo. Sì, sì, certo. Quindi il prossimo anno, contando su una riselezione, le chiedo, voi sarete ancora dei nostri, insomma, per parlare di un consolidamento dei risultati raggiunti. Sì, sì, assolutamente. Confermiamo già la nostra partnership con il vostro gruppo. Va bene. Perché comunque è un nostro obiettivo, ogni anno cerchiamo sempre di fare meglio. Va bene, allora, questo è anche per guardare anche noi in prospettiva futura, visto che abbiamo parlato di lungimiranza. Intanto però il premio è attuale, è tutto vostro, quindi complimenti al gruppo Maestri della Grandine per eccellenza dell'anno, innovazione e leadership per riparazione auto, e grazie ad Angelo Vicino, CEO fondatore di Maestri SRL. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. E grazie a tutti.